papi? Happy the bush, yeah. Be happy lang. Be happy. Bali, ano po ito? 30 minutes kami. Mamasyal. Iikot. 10 euro po ang bayad. Sa Philippine money ay mga 550 po. Bawat isa. Yan. Ang ganda po. Aakyat na po kami. Bali, bumili po kami ng ticket 10 euro each. Bali, tapos po kami. Namay, ito wala pa. Buongiorno, siamo tre. Gusto po namin tumayo ay sa taas para maganda pong tingnan. Oy, may pwesto pa. Okay. Anong tawag dyan? Yan, nasa yung sila. Buildings was founded in fact at the start of the 19th century, and it is famous in the world because trained here Antonio Rossi, that won the Kaya K1 Olympic Games in 2008 in Pekin, and also trained here Paolo Bassani, sailorman of the famous racing sailing ship Luna Rossa. Che vediamo di fronte a noi è il ponte Kennedy, chiamato amichevolmente dai lecchesi Ponte Nuovo, anche se ormai non è quello di più recente costruzione, risale al 1956. Attraversandolo, il lago di Lecco e di Como, quindi il Lario, finisce e ricomincia il suo corso il fiume Adda, che è il quarto fiume più lungo d'Italia. The first bridge that we can see straight in front of us is the Kennedy Bridge, friendly name by the citizen of Lecco, New Bridge. Dito po kami sa taas. Sila nasa baba. Dito po kami.
hanging. Ciao. Lakas po ng hangin. Malapit kami sa Balakan. If it's cliff, climbing from the border, where we can find some of the most important and luxurious villas of this area. My grandpa protects also some historical buildings like Agudio Palace and also the ex-spinning mill for walking off the silk in Abovara. Walking off the silk was in fact, together with fishing, one of the most important activities done here in the past by the citizen till the half of the 19th century. Bellissimo! Kanya ko lang, para relax ka. Kasi ganun din. Yan, ganyan. Yan. Oh, buti mo mga mo. Parang mga ano eh. Mataya. Malamig naman din, Ernest. Hindi na mainit. Ano? May maikot pa naman yata yan. Sick. Parlando di Malgrado e di questo lago, dobbiamo necessariamente citare il genio di Pietro Massena, che è stato un inventore locale malgratese, a cui dobbiamo numerose progressioni tecniche nel campo della nautica, della meccanica applicata. L'impresa più celebre compiuta da Massena risale sicuramente al 48, quando a bordo di un piccolo batiscafo in uscita l'autoprogettato, Massena raggiunse con successo la massima profondità di questo lago, che si trova di fronte ad Argenio, lato versante damasco del lago, e la profondità raggiunta da Massena con successo è considerevole, 412 metri di profondità. Forse non tutti sanno infatti che questo è uno dei laghi più profondi d'Europa. Talking about my garden and about this lake, we must remember about the genius of Pietro Massena, the cosa local inventor. The most important thing done by Massena was probably in 1948. When on board of a his own built little submarine, the C3, he reached the deepest part of this lake, that is about 5 meters on the side of the lake. And the maximum depth reached successfully by Massena was 412 meters down. Maybe not everybody knows in fact that this is one of the deepest lakes in Europe. Di fronte a noi, sulla sinistra, la frazione di Paredi Val Madrera, con le sue caratteristiche case ridossate al lago ai piedi del Monte Moregallo. Sulla sponda opposta del lago, quindi sulla destra, vediamo invece le pareti a strapiombo sul lago del Monte San Martino. Il San Martino è famoso grazie a queste pareti sulle quali sono aperte numerose vie di roccia. Ed infatti, molti scalatori vengono qui da ogni parte del mondo per allenarsi su queste pareti. Gli scalatori più celebri della tradizione alpinistica lecchese sono stati sicuramente Riccardo Cassin e Carlo Bauer. Front of us and on the left, the little part of the town of Val Madrera named Pare. Its characteristical houses directly on the lake and emerging from the water, the mountain named Moregallo. On the opposite side of the lake, so on my right, you can see the walls directly emerging from the water of the mountain named San Martino. The San Martino is famous due to its walls. Many climbers, in fact, come here from all over the world to train themselves on these walls. The most important climbers that we had here in Italy has been, for sure, Riccardo Cassin and Carlo Mauri. Guardando verso sinistra in direzione nord, vediamo in lontananza la piccola cittadina di Abbadia Larenne sullo sfondo, le montagne appartenenti alla catena delle Prealpi Lombarde. If you look on the left, north direction, you can see far away the little town of Abbadia Lariana, and in the background, the mountains all belonging to the Prealpi chain. Di fronte a noi vediamo bene ora le pareti strapiombanti del Monte San Martino, alle cui pendici da questo punto parte una pista ciclopedonale che, costeggiando il corso del lago e poi del fiume Adda, giunge fino a Milano. È lunga circa 60 km ed è interamente percorribile a piedi o in bicicletta. Straight in front of us we can clearly see right now the walls of the mountain San Martino. From here starts also a cycle and passenger path that following the lake and then the course of the river Adda reach Milan. It is 60 km long and you can ride it completely till Milan by bicycle or by feet. Sulla sinistra, alle spalle della città di Lecco, possiamo vedere la montagna più celebre dell'area lecchese, che è il Monte Resegone.
Il nome deriva dalla parola dialettale lettese resega, che significa grossa sega. Il resegone si presenta infatti con numerose cime frastagliate, tutte più o meno alla stessa altezza, siamo intorno ai 1750 metri di quota, che lo fanno appunto rassomigliare ad una grossa sega. C'è anche una funivia che raggiunge circa metà altezza della montagna, a cui arriva possibile effettuare numerose passeggiate. On the left, right behind the city of Lecco, you can see the most famous mountain of this area, named Resegone. Its name is due to its shape. It has in fact many peaks resembling the teeth of a saw, and in the local language the word Resega means big saw. There is a lift that reaches the half high of the mountain from where you can have some nice easy walking tour. Il secondo simbolo principale della città di Lecco è sicuramente il campanile della Basilica di San Nicolò, chiamato amichevolmente dai lecchesi il matitone a causa della sua forma. È stato edificato nel 1906 ad opera dell'architetto locale Giuseppe Bovara in stile neogotico. È alto 96 metri ed è quindi uno tra i più alti d'Italia. È visitabile, ma solo su prenotazione. Bisogna però essere pronti a salire quasi 400 scalini per raggiungere i terrazzi delle campane. On the left we can have a look at the second main symbol of the city of Lecco, that is the bell tower of the St. Nicolò Abbey. Friendly named by the citizen of Lecco, the big pencil due to its shape. Was built in 1906 by the local architect Giuseppe Bovara in neo-Gothic style. It is 96 meter high, so it's one of the highest in Italy. It is open for visit, but just by reservation. Very you must be ready to step almost 400 steps to reach the bell terrace. Oh, at least nung papunta doon, sobrang ano. Oo. Ano yung mga bata? Mag-a-dive sila. Ang galing naman! Yeah, malapit na po kaming... Dumaong! Malaki siguro ang kita dito, ha? Dami ng sakay, eh. Sa isang araw siguro, baka mga 1K ang hanap dito. Every 30 minutes. 10 minutes pa. Oh, may hagdan dun. L'ultimo simbolo della città di Lecco, lo vedremo meglio tra qualche istante, sempre sulla sinistra, è la statua dorata di San Nicolò, che i lecchesi hanno posto proprio all'interno delle acque del lago negli anni 50. San Nicolò non è soltanto patrono e protettore della città di Lecco, ma anche di tutti i naviganti. La leggenda racconta che San Nicolò regalò delle mele rosse a delle povere ed affamate ragazze, e che queste mele si trasformarono nella notte in oro rendendole ricche, ed è per questo motivo che la statua è dorata. La tradizione viva ancora oggi nel lecchese è celebrata tutti i 6 di dicembre, quando ogni piccolo bambino lecchese riceve in dono delle mele rosse. The last symbol of the city of Lecco is for sure the golden monument of St. Nicolò, painted directly in the waters of the lake in the 60s by the citizen of Lecco. St. Nicolò is not just the protector of the city of Lecco, but also of all sailormen. The legend says that St. Nicolò gave it for gift some big red apples to three poor and hungry ladies, and these apples transformed into gold into the night, making them rich. That's why the monument is golden. The tradition is still alive here in Lecco and celebrated every 6th of December when every little kids of Lecco receive for gift some big red apples. Dahlia! Baka tindahan ng bulaklak yan. Tindahan. Tindahan ng bulaklak. Il nostro breve tour sta per concludersi. Mi auguro che vi sia piaciuto. Vi chiedo cortesemente di rimanere seduti ai vostri posti finché non abbia terminato le procedure di attracco. Vi ringrazio per l'attenzione, per la fiducia accordataci e vi auguro una buona continuazione di giornata. Grazie mille. Okay, grazie. Our little tour is going to end right now. I hope that you enjoyed it.
I would like to ask you please to remain seated down at your seat till the docking is complete.